Tutte. Oggi volevo recensirvi dei Lucidalabbra e dei rossetti che non mi sono piaciuti, quindi ve li volevo, insomma, sono i miei bocciati. Allora, i primi due sono due Lucidalabbra della Kiko, che sono due Lucidalabbra presi in due contesti diversi, in due anni diversi, in un momento in cui ancora non seguivo, insomma, i prodotti bio, non sapevo leggere gli inci, quindi considerando che la maggior parte di voi magari non sono a conoscenza delle componenti che si trovano all'interno dei prodotti make-up che possono essere dannosi per la nostra salute, volevo insomma farvi vedere una serie di prodotti che io insomma li volevo buttare, ma proprio perché non sono biodegradabili non li sto buttando, cercando di capire che cosa farci, perché è vero che insomma andiamo cercando dei prodotti con un inci biologico, però d'altro canto se abbiamo in casa delle cose che non rispettano la biodegradabilità e quindi non possono essere smaltiti facilmente, io vi sconsiglio di buttarli direttamente al secchio perché spesso ai contenitori li potete tranquillamente riciclare una volta che il prodotto è finito. E su internet ci sono numerosi consigli, mi sembra anche nel blog di Carlita ci sono dei consigli su come riutilizzare una serie di creme, prodotti, Lucidalabbra, rossetti che non, insomma, non sono validi. Allora, questi due sono due Lucidalabbra, il primo è il numero 26, il secondo è il 09. Non mi sono piaciuti perché creano una patina sulle labbra che tende a togliersi facilmente, inoltre appiccicano, sbavano da morire, quindi insomma io se fossi in voi li lascerei stare. Altro prodottino che non mi è piaciuto per niente, mi ha deluso da morire. È un rossetto dell'Yves Rocher. L'Yves Rocher che si decanta tanto come una casa cosmetica che fa delle cose soltanto biologiche, non è vero. State attente, molto attente a quello che comprate. Questo è l'R305. Allora, era comunque un nude, dicevano che doveva essere un nude, ma è totalmente trasparente. Cioè, il colore che vedete qua, cioè sulle labbra, non c'è. Io ad esempio, cioè, ve lo posso dire perché ho delle labbra con un incarnato molto simile alla carnagione della pelle, cioè insomma, non ho un colorito roseo, perciò insomma il colore si dovrebbe notare. Infatti, come notate, è praticamente nuovo perché non sono riuscita ad utilizzarlo, e perciò insomma ve lo sconsiglio. Inoltre non ha un inci così immacolato, anzi tutto il contrario. E quindi insomma ve lo sconsiglio anche perché costicchiava sui 4 euro e sinceramente se potete evitare e risparmiare 4 euro e spenderli in maniera migliore è meglio. Un altro prodotto che fa veramente schifo, e questo fa schifo seriamente, mi è stato regalato, è questo Lucidalabbra della Avon. A parte il colore da Barbie che a me non piace, ma al di là di quello che insomma è un regalo, non è che ci si può aspettare che insomma tutti azzecchino il colore, tende, vedete, non è così vecchio, tende a fare queste crepe. Inoltre sulle labbra ha un effetto finto, sembra quasi cinese, cioè quei prodotti insomma non validi che si possono comprare veramente a poco. So che è un prodotto che non costa poi così poco, perciò insomma ve lo sconsiglio. Nello specifico questo è il Iced Pink 2, insomma fate voi, a me non mi è piaciuto. Ecco qua, altri due prodotti che boccio assolutamente sono due prodotti della Deborah. Allora, sono due rossetti anche questi qua. Questo è quasi finito, ma perché l'ho utilizzato spesso con una cremina o l'ho mischiato un po' con il mio blush. Dovete cercare il più possibile, quando vi accorgete di aver comprato dei prodotti che non sono buoni, di trovarli in altro utilizzo. Cercate insomma di evitare di buttarli se non sono validi. Allora, il primo è lo 03 Mirror Glow. L'inci non mi piace tanto, in più il colore in sé non mi è piaciuto e non mi piace come sta sulle labbra perché è un po' troppo carico come colore, e anche questi non hanno una lunga durata, per quello ve li sconsiglio. Questo soprattutto è orribile. Questo è
della Deborah, sempre. Ecco qua. Rossetto Light Creator 01. Allora, questo è brutto, è antico, è veramente antico. Forse lo metteva mia madre quando ero piccola io. Apparentemente questi rossetti danno un'impressione molto buona, perciò non andrete mai a pensare a questo, insomma, non è un prodotto valido. Io vi consiglio comunque una cosa, di fare affidamento ai blog che descrivono i prodotti. Prima di comprare e farvi prendere dall'entusiasmo, cercate di avere delle informazioni dei prodotti e soprattutto delle case cosmetiche. E diciamo non per forza si deve scegliere una vita bio e vegana, però sicuramente dovete spendere i vostri soldi in maniera giusta e spesso i prodotti non sono così validi rispetto al prezzo con cui insomma vengono messi in vendita. Io dopo questa seconda recensione vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto.